90 giorni di chiusura non consecutivi per i bed and breakfast dovranno avere carattere saltuario di non continua amministrazione. Questo quanto previsto dalla modifica dello statuto del nuovo regolamento comunale per i B&B all'approvazione questa mattina in Consiglio Comunale a Salerno. Quattro i punti all'ordine del giorno del Consiglio a Palazzo di Città. La legge regionale prevede che l'attività di B&B deve avere carattere saltuario di non continua amministrazione. Si è dunque optato per i 90 giorni di chiusura non consecutivi, a differenza invece dei 120 del Comune di Napoli, in modo da permettere agli imprenditori di gestire la chiusura nel modo in cui preferiscono. Altra novità del regolamento, le camere passano da 3 a 4, aumentando i posti letto da 6 a 8. Veramente con gli operatori del settore si è trovata una piena armonia, perché noi abbiamo fatto 5 mesi di riunioni con gli operatori del settore, con le sigle alberghiere ed extraalberghiere, le maggiori rappresentanze a livello sindacale, nazionale, come si fa sui tavoli di trattativa. Devo dire che Salerno ha sempre brillato come numero di B&B, perché probabilmente parecchi di noi non conoscevano i B&B prima che nascessero 15 anni fa le luci d'artista, e oggi chiaramente l'abbiamo solo disciplinato e regolamentato. Abbiamo portato, grazie a una legge regionale, le stanze di un B&B da 3 a 4 stanze, quindi la possibilità di ospitare 8 clienti rispetto a 6. E poi chiaramente, grazie al lavoro degli uffici, della Commissione Attività Produttive, della Commissione Statuto, abbiamo stabilito un tot di chiusura di giorni all'anno. Perché? Perché la legge regionale ci parla di attività saltuaria non continuativa. Per dare questo parametro di non continuità e permettere chiaramente all'ufficio SUAP di determinarsi e di dare le giuste informazioni ai B&B, la Cantarella aveva proposto agli consiglieri 120 giorni di chiusura. Invece i consiglieri, chiaramente tenendo conto di tante situazioni e parlando anche con gli organi di categoria, hanno previsto un punto di equilibrio con 90 giorni su 365. Dobbiamo dire che questo ci serve a un parametro giusto, ma dobbiamo dire un'altra cosa: all'inizio dell'anno solare, quando le attività di B&B daranno il numero della chiusura in 90 giorni non continuativi, se dovesserci essere durante il corso dell'anno la possibilità di aprire per delle manifestazioni tipo piccole universiadi o delle attività, possono 48 ore prima mandare una PEC agli uffici per differire l'orario di chiusura. Mi sembra un giusto punto di equilibrio. 90 giorni non è stato un numero venuto a caso, innanzitutto è stato forte di una mediazione e dei consiglieri, ma soprattutto con le organizzazioni sindacali, ma è stato frutto anche di un'altra cosa. Noi dobbiamo dare equilibrio tra affittacamere, casa vacanze, strutture alberghiere e altro. Quindi trovare questo equilibrio tra tutti è quello che deve fare la politica.